Abbiamo preparato il terreno dell'orto per la semina. Come abbiamo fatto? Ve lo dico subito. In terreni piuttosto fitti, così come qui in Gargano, dove presentano anche pietre, noi non usiamo la zappetta, bensì il pico. E facciamo la prima zappatura. Non usando la parte sottile del pico, bensì la parte larga. E come potete vedere, c'è abbastanza erba da togliere. A gambe divaricate e un po' alla volta si pica sul terreno, un circa 20 cm di profondità. Prendiamo l'erbacea con tutte le radici. E noi ci siamo muniti di una carriola, dove la poniamo dentro, senza gettarla via però, perché poi ci servirà. Togliendo l'erba con le radici ci vorrà più tempo per poi ricrescere. E si continua in questo modo, proseguendo 5-6 cm alla volta, sempre con 20 cm di profondità. E raccogliendo sempre l'erba con tutte le radici. Ed avanzando un passetto alla volta. Ecco, man mano che si zappa la terra, è facile che nel pico si formi un po' di incrostatura di terra. Togliamola semplicemente usando una spatola. E continuiamo a scatenare il terreno. Tra l'erbaccia a volte abbiamo delle sorprese, a tipo questa. È una cipolla selvatica e la andiamo a ripiantare, perché a breve ci servirà in cucina. Con l'erba tolta e conservata in cariola andiamo a fare il composto, che ci servirà come concime per fertilizzare le nostre piante. Dopo circa un'ora, ecco il nostro giardino. Lasciamo riposare per 15 giorni, rizappiamo e poi seminiamo. Ciao!